sappiamo e ti sentiamo. Forte e chiaro. Sei a Bologna? Una parete sì. di vinili meravigliosa. Beh, qua dietro c'è 45, poi di là c'è tutto il resto. Che poi ho saputo di recente, amici, purtroppo, non andate mai su Google, vi devo dire questa cosa. Non andate su Google. Perché? Ho scoperto che il cloruro di vinile è forse la sostanza più cancerogena dopo certe edizioni del TG1. Cioè, è proprio non... No, davvero, sul serio. Il cloruro di vinile fa malissimo. È peggio. Ho scoperto che è cancerogeno tanto, tanto, tanto. Ahia, è peggio della crosta, quella della padella. È presente che il formaggio? Non grattare troppo la padella. No, certo, poi certo. Quella, Teflon. Quella, esatto, quella roba lì è cancerogena. È vero, e invece come si chiama? E invece come si chiama quella cosa nera che si fa sul pane quando è abbrustolito, che a MasterChef lo dicono sempre, è che vero. Adesso c'ha un quindi nome. Quindi devi sentire Fede che è l'esperto. Bravo, anche te sei appassionato di MasterChef. Per chi tifi? No, ma no, io allora ti dico, io tifare non tifo, però di solito le simpatie vengono fuori, insomma, onestamente fammi pensare di questa edizione, se posso, chi è un preferito? Boh, ti devo dire, sono tutti a posto. Fammi pensare, mi piace Aquila. Aquila è che simpatico. Che stile Aquila? È ostile Johnny Depp, poi, vabbè, come look. Poi. Però devi capire questo fatto qua. Cioè, io capisco le dinamiche della comunicazione moderna. Sì. Però questa cosa ce l'ho avuta anche con i reali, con i talent show di musica, no? Di solito ci arriva sempre un punto che tu sei lì e dovrebbe essere una trasmissione di musica, parlo dei talent, e poi salta su uno che appunto dice... Ha detto Ciro che Carmelo ha detto che quando hai ballato non ti piacciono i capelli di Elena. Allora sai, queste cose qua per me non c'entrano. E per esempio quando vedo la gente là che dice devo fare la strategia, devo fare... Ma cucina, minchia, se è buono, vai, vai. No, devo fare la strategia, devo evitare, devo fare... Ah, anche Monir mi è simpatico perché va in paranoia per ogni cosa. Cioè, quello vuole diventare master chef senza cucinare, praticamente. Cioè, nel senso che ogni volta che dovete fare questo. Oh madonna, con quella cena. Poi ti spiego, si fanno le tattiche tra di loro per imbrogliarsi. No, però è la prima volta che sento sollevare la questione. Cioè, l'amante della musica spesso parla male del reality musicale, del talent, dicendo, ma quello con la musica non c'entra niente. Però l'amante della cucina raramente dice, ma è vero. Ma voi non parlate davvero di cucina, non vi interessa, siete tutta immagine. Veramente, cioè siete tutto chiacchiere e cazzobusci. Cazzobusci. Senti, allora è un piacere riaverti, diciamo, anche in questa dimensione radiofonica. È qualche anno, diciamo, ovvio, che sono sicuro che hai prodotto. Di solito vengo. Certo, sì. Certo. No, però diciamo, sono sicuro che in questi anni magari hai pubblicato meno del solito, ma hai prodotto tanto. Lo capisco dalla parete di vinili, ma anche dal microfono montato con tanto di gabbia per il microfono valvolare, sì, quello perché serio. Devi sapere che io di là c'ho lo stanzino per fare le voci, che è un po' tutto fatto bene, sonorizzato più che insonorizzato, insomma, in modo che la voce non rimbalzi, cose tecniche. E c'erano dei tempi, io sono quasi sempre stato solo qui dentro, quindi c'erano dei tempi che io tipo venivo qua, schiacciavo rec, come si dice, neanche rec. Qualcuno dice rec, io ho sempre detto rec. Vabbè, schiacciavo rec e correvo di là per cantare. Certo. Ah, ha già sbagliato, tornavo indietro, certo. 4 metri. Un giorno ho visto un documentario, intervista, su Ian Anderson dei Jethro Tull. E ho visto lui che stava seduto al suo banco mixer e di fianco c'aveva il microfono. Ho detto, ma perché anch'io? No. Esatto. E quindi mi sono messo il microfono qua. E di solito appunto dal produttore, ecco, al consumatore. Giusto. Quando sei produttore di te stesso è così. Esatto. No, dico, mi colpisce il fatto che a un errore tu commenti, agi sbagliato, perché cantando adesso in napoletano, pure il fuori onda comunque è napoletano, no? Ma diciamo che guarda, adesso mi sono un po' disintossicato. Proprio c'è stato il momento in cui sono stato portato via. Perché sai, poi la gente in interviste scrive, riporta. Le canzoni mi uscivano da sole. Si fa presto a dire le canzoni mi uscivano da sole. Cioè, io ero proprio, cioè, come dire, portato via dagli elementi, per fortuna, perché comunque non me l'aspettavo mai più. Ma io a un certo punto sono andato proprio fuori. Mi uscivano da sole, ma mi portavano in studio, non mi facevano dormire la notte, tutta la notte in studio scrivevo le canzoni, poi le facevo la notte, andavo su e dicevo
ah però hai sentito sta canzone bella, e mi stavo altre due ore a sentirla, si facevano le 10 di mattina, prima di andare a dormire, non so, magari pausa sigaretta per conciliare il sonno, boh, una cosa in testa, scrivevo la canzone alle 10, allora andavo a dormire a mezzogiorno, poi mi alzavo alle 6, alle 2 di pomeriggio, perché non riesci a dormire, io non riesco a dormire, alzarmi alle 6 di sera, anche se vado a letto a mezzogiorno, cioè alle 2 massimo, quindi certo. Capito, senza sonno, da lì ha già perso sonno, perché comunque le notti le facevo in studio, e quindi ti devo dire, a un certo punto mi sono detto, se continuo a scrivere in napoletano, perché ho scritto 30 canzoni in 2 mesi, non ho mai scelto così tanto per un album, proprio c'è tanta roba, e mi sono detto, se continuo a scrivere in napoletano avrò molte più cose di quelle che possono mai servirmi, e probabilmente le condanno a invecchiare qui nel computer un po', certo. Quindi mi sono dovuto un po' disintossicare da questa scrittura napoletana, non è stato facile, non è stato subito, come diceva la canzone. Certo, no, stavo pensando. Non è mai stato facile. Chi era? Non è mai stato subito. Antonacci. Biagio Antonacci. Non è mai stato facile. Giusto? Sì, Biagio Antonacci. Pompa quella. Quando è che venga a suonare la batteria con te? Quando vuoi. Io voglio suonare la batteria, fratello. Spacca la batteria, Giovanni. Nasce so. Allora so. Poi. No, la spacca proprio. Cioè, nel senso che. Non è che la suona, la picchia. No, allora, secondo me i mondi musicali di Neffa, no, vengono spesso percepiti come cose molto distanti una dall'altra. Diciamo, chi conosce un po' la musica sa benissimo che l'hip hop, ma anche certe cose del punk e del rock, ma anche la musica napoletana, se penso a Pino Daniele, hanno veramente tante radici comuni, quindi io ci trovo un senso, no? Certo. In tutto questo percorso musicale. Una cosa speciale del napoletano è che davvero è molto più blues come lingua, cioè molto più simile all'inglese di quanto lo sia l'italiano, quindi ti porta, no? Sì. Perché le parole raramente finiscono con una vocale, per esempio, no? Porca miseria, cioè se tu dai a uno che comunque è abituato, io fai conto, ho scritto 2 dischi e mezzo perché un EP di rap, anzi con il sangue misto, certo, a un'altra metà, quindi sì, già il rap devi usare 300 parole in una canzone, in più ho scritto un'altra decina di album, adesso non li conto, ma proprio tanti in italiano, per cui poi voglio dire, un po' di ginnastica a scrivere l'hai fatta. D'altra parte hai detto tante cose, appena entri nel napoletano che ti permette di dire le cose in un modo diverso, ti permette di dire delle cose che in italiano non starebbero in piedi. In napoletano proprio non è che stanno in piedi, fanno la gara di ballo e si piazzano nei primi 3, nel senso. È vero. Ma... E poi tu, come dici tu, questo finale tronco molto francese, inglese, appunto, hai tantissime desinenze in più, ma soprattutto, guarda, ovvio che non te lo puoi inventare. Infatti io all'inizio ero un po' terrorizzato perché dicevo, giustamente i napoletani diranno, ah bello, il cantante Neffa ci fa la cosa in napoletano, siamo onorati, però dall'altra parte dicono, fammi vedere anche un po' come fai, perché se arrivi ridicolo lì sono guai, perché certo, dici, ma come ti sei messo in testa, cioè piuttosto fai quello che sei confortabile, come si direbbe in inglese, fai certo, quello dove sei comodo e non c'è bisogno, invece appunto queste canzoni non è stata un'idea mia, capito, dice ah che bella idea, che brutta idea che hai avuto, non so se bella o brutta, ma non è stata mia, e anche le canzoni praticamente mi hanno scritto loro a me, però appunto ti dico, mi hanno portato via così, e quindi all'inizio ero un po' spaventato perché dicevo, ma sto facendo bene, non sto facendo bene, poi mi sono lasciato andare, anche perché poi a un certo punto mi sembra di avere fatto lo scatto tipo videogame, next level, e da lì poi proprio pensavo napoletano, ogni tanto mi usciva la frase in napoletano, come dici tu, fuori onda, proprio ogni tanto. ma come? Era una mutazione. Ma oggi stiamo vivendo comunque una nuova esplosione della musica napoletana, della musica neomelodica, grazie a, non so, a Liberato comunque, che è molto largo, no? Che ha un pubblico molto vasto, ma anche alle colonne sonore di tante serie di successo, film di successo. Ma ti chiedo una domanda forse del cavolo, ma è cambiato il napoletano di oggi rispetto al napoletano di Murolo, di Carosone? Cioè io parlo proprio dello slang, della lingua. Perdonami, è cambiato il napoletano di oggi rispetto a ai quello tempi di Murolo, a quello di Pino Daniele anche, volendo. Accidenti, allora, innanzitutto, è cambiato l'italiano? Cioè tutte le lingue sono in movimento, certo, e si muovono anche con la cultura.
guarda per esempio negli ultimi 20 anni come è cambiata l'etica del cinema americano, cioè le commedie. Sì. Oggi se tu fai una commedia che non è dissacrante, manco ci vanno al cinema, se non c'è qualche scena veramente oltre il buon gusto non ci vanno. Cioè, nel senso, i costumi cambiano, con i costumi cambia tutto. Cambiano i segni dell'abbronzatura con i costumi, cioè, capito? Una volta è la prima cosa, una volta avevi l'olimpionico, adesso invece i triangolini, poi c'erano i triangolini, poi c'era la puppa marrone, non c'era niente. Adesso il segno dell'abbronzatura è molto alto, è questo l'abbiamo notato, molto alto. Ecco, a me questo segno di abbronzatura, capito, a me piace un po' basso. Comunque vabbè, diciamo che i costumi cambiano costantemente. Adesso io ho notato, è ovvio, i modi di dire cambiano sempre, cioè se tu senti le canzoni anni 50, io non ti posso parlare molto del presente perché non vivo a Napoli, quindi nel senso non è che sì, ti vengo qua a fare la lezione sul napoletano perché non sono la persona più indicata, ovviamente le orecchie ce l'ho, ok, ho fatto 2-3 bovivetti, le orecchie ce l'ho a chi? No, comunque vabbè, ovviamente sento, si capisce, e poi parli con i ragazzi, lo senti nei dischi, i sì, modi di dire cambiano parecchio, e ti dico una cosa, ti voglio dire, l'impresa vera di questo disco, credimi, cioè, è scriverlo, nel senso scrivere sì, proprio i testi. Io non scrivo mai, però ho deciso di mettere i testi nei dischi, perché devi sapere che io sono cresciuto generazionalmente con Pino Daniele, quando certo, avevo 12 anni ho incontrato il mio primo disco di Pino Daniele, che poi era il secondo, perché per Terra Mia ero forse un po' troppo piccolo ancora, avevo credo 11 anni ancora, ero più sulle Matchbox, le macchinine che c'erano ai tempi, che non sui dischi. E praticamente è questa cosa che nei dischi di Pino ci fossero i testi dentro, per me è importante, anche perché ultimamente il napoletano non viene più scritto, sì, cioè viene scritto il napoletano longobardo, io lo chiamo, cioè, sembra veramente i longobardi, no? Cioè fatto, il senatur scriverebbe il napoletano. L'hai fatto, hai presente? L'hai fatto correggere a qualcuno il napoletano dei tuoi testi? Sì, ma neanche tanto, perché comunque non c'è tantissima, cioè il mio più, il napoletanologo più tosto che io conosco è Vessicchio. Beh, purtroppo, Vessicchio, il maestro. Ma il maestro purtroppo non è facile da prendere, cioè da acchiappare. Un paio di volte ho provato a chiamarlo, messaggi, volevo fargli sentire cose, però sempre un sacco da fare, quindi poi a un certo punto sono andato avanti e diciamo che ho fatto molta ricerca, molto Pino Daniele, molto internet, libri di grammatica napoletani, qualcosa online c'è se tu vuoi mettere le coniugazioni dei verbi, però credimi che anche lì tu trovi della stessa cosa, è un po' cinese il napoletano, della stessa cosa tu trovi varie versioni scritte, sì, non è facile. Io capisco perché oggi si tende a fare il napoletano longobardo, perché scrivere il napoletano è difficile, però io voglio dire, soprattutto ai ragazzi giovani di oggi, cioè, se il mondo si dovesse fermare sulle cose perché sono difficili, facciamo solo quello che è facile, allora che siamo ragazzi a fare, che siete ragazzi a farci le cose. Senti, ho capito perché che devi venire. Se non la scrivi bene, muore. Ho capito che devi venirci a trovare, sì, e facciamo 3 ore di Summer Camp con Giovanni Pellino in Arte. Noi non vediamo Summer Camp and the Grazie, non Giovanni. Vedo l'ora. Ti aspettiamo. Grazie, in bocca al lupo. Comunque il pezzo spacca, lo sentiamo adesso. Ha già perso Swan. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.